al Grand Hotel Villa Torretta riflettori puntati sulla migliore comunicazione integrata e olistica made in Italy. Nell'atmosfera seicentesca dei locali della suggestiva residenza di Milano Sesto San Giovanni si sono svolti i lavori della giuria degli NC Awards. Il premio organizzato da DC Group è giunto alla sesta edizione. Un parterre d'eccezione composto dai più autorevoli rappresentanti della marketing and communication industry italiana ha esaminato in sessione plenaria le 33 campagne entrate in shortlist dopo una prima fase di giudizio online e in corsa per la Best Holistic Campaign. Tante le novità dell'edizione di quest'anno, illustrate in apertura lavori da Salvatore Sagone, presidente di ADC Group, insieme al presidente di giuria Teresa Madeddu, area manager media Italy, Greece and Iberia Craft Foods Italia Services. A rivoluzionare il format del premio, quest'anno, l'introduzione dell'area della comunicazione olistica, dove hanno concorso le 66 campagne delle 139 iscritte agli NC Awards, che hanno avuto uno svolgimento integrato sui diversi media e canali, con la possibilità per le sole campagne entrate in shortlist di essere presentate alla giuria da un esponente della società che ha iscritto il progetto. Un format innovativo questo che ha permesso la massima valorizzazione dei progetti in gara per trasmetterne la reale efficacia. Quest'anno mi ha impressionato molto la qualità delle campagne. Devo dire che rispetto alle edizioni passate sono certamente il livello delle campagne, da un punto di vista creativo, da un punto di vista di attinenza del brief, quindi degli obiettivi a quelli che possono stati l'execution, da un punto di vista olistico, credo che sia l'anno, per quanto concerne la mia esperienza, all'NC Award migliore in assoluto. Ho fatto quasi fatica a dover dare delle votazioni o a distinguere tra le varie campagne dando votazioni diverse perché avevano una qualità tutte molto alta. Credo che per quanto mi concerne sia il primo anno, la prima volta che ho visto in tutte le campagne attività nel web, attività virale, gli eventi, il punto vendita. Credo che non sia stato tralasciato nessun touch point di quelli classici e meno classici nelle campagne che abbiamo visto. Per quanto concerne il nuovo modo di valutare, allora, per me è stato molto positivo, lo giudico molto sia positivo che interessante quello di averle ricevute in anteprima, aver potuto guardarle, osservarle, valutarle in una maniera, in un contesto isolato, senza interruzioni, concentrata, per cui sono presa 3-4 ore, l'ho dedicato solo a questo, quindi nella maniera proprio più neutrale possibile, e mi ha fatto ragionare di più, pensare di più, non senza limiti di tempo. Per me questo è molto positivo. È stato molto interessante l'intervento delle agenzie che ci hanno spiegato un po' di più rispetto al passato il brief, il perché, che cosa c'è dietro la campagna che noi avevamo semplicemente visto, e anche questo lo metterei tra le cose assolutamente da ripetere eventualmente in futuro.